Vladimir Vladimirovich Putin. Tutti in piedi per l'ingresso di Vladimir Putin nel Salone di San Giorgio all'interno del Palazzo del Cremlino, dove sta per iniziare la cerimonia per l'annessione alla Federazione Russa delle quattro regioni ucraine occupate dopo il referendum dei giorni scorsi. Il popolo ha fatto la sua scelta, proclama lo zar di Mosca. Oggi firmeremo l'accordo affinché la Repubblica Popolare di Donetsk, di Lugansk, le regioni di Zaporizia e Kherson diventino parte della Russia. Voglio che mi sentano a Kiev in Occidente. Le persone che vivono in queste regioni sono nostri cittadini per sempre, continua Putin, che avverte: difenderemo i nostri territori con tutti i mezzi. Gli Stati Uniti sono stati il solo paese al mondo ad aver usato le armi nucleari e hanno creato un precedente. Poi, rivolta all'Ucraina, dice: Kiev, cessi il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati, ma la scelta dell'annessione non è più in discussione. Poi Putin accusa l'Occidente di voler ridurre la Russia a colonia e sostiene che gli anglosassoni hanno sabotato il Nord Stream. Veniamo alle reazioni. Nessun negoziato con i russi finché Putin è al potere, afferma il presidente ucraino Zelensky, che chiede un'adesione accelerata alla NATO. Stati Uniti e Gran Bretagna annunciano nuove sanzioni, mentre è atteso il voto al Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla richiesta di condanna dei referendum, su cui la Russia ha già annunciato il veto. Le annessioni sono state proclamate su regioni ucraine dove i russi continuano a perdere terreno a causa dell'avanzata delle forze di Kiev. E ancora dal campo sale a 25 morti e 50 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo denunciato dagli ucraini a Zaporizia. L'attacco ha colpito una colonna di civili, tra le vittime anche bambini.